Quest'oggi voglio rispondere a una domanda. È possibile usare un telefono da soli 150 euro come telefono principale? Il che significa avere un processore, una fotocamera, una batteria e molto altro ancora che ci dia delle ottime prestazioni di giorno in giorno. Per tutti i giorni, appunto. Bene, per rispondere a questa domanda ho deciso che metteremo alla prova il Realme 7. I dispositivo che avete già visto nella recensione e l'unboxing dello scorso video, venduto all'incredibile prezzo, a cui sinceramente faccio ancora fatica a credere, di soli 159 euro. Quindi in questa sfida da 24 ore in cui userò un telefono da soli 150 euro, vedremo se questo dispositivo sarà in grado di sostituire il mio telefono principale, che costa 10 volte tanto, e non sto scherzando. Quindi prima di tutto io direi di mettere il dispositivo in carica, anche perché ha 6000 mAh di batteria che non si caricheranno di certo da soli. Ok, ora sono le 9:57 e il telefono è al 50%. Vediamo quanto ci mette per caricare il restante 50%. E mentre il telefono si carica, ragazzi, la sfida sta per partire. Lasciate il più alto numero di mi piace possibili per un'altra sfida di 24 ore. E beh, consigliatemi qui sotto nei commenti qual è il prossimo dispositivo che volete vedere nella prossima sfida, che però uscirà solo se distruggete il pulsante dei like. Nella descrizione vi ho messo anche il link perché chi acquista un Realme 7i ha la possibilità di vincere una PlayStation 5. Tanta roba. Torniamo al telefono e 100%. Stacchiamolo. Alle 11:46 parte ufficialmente la sfida. Dal 50% al 100% di batteria ci è voluto poco di più di un'ora e mezza. Non sarà la carica più veloce al mondo, ma considerando che questo dispositivo ha 6000 mAh di batteria, non ci si può lamentare. Adesso mi metto a scaricare un po' dei miei giochi, applicazioni varie preferite, tra cui anche i vari social, e ci riaggiorniamo tra poco. Nel frattempo, non scordiamoci anche di cambiare la SIM e... olè! Praticamente finito di configurare il telefono con le mie principali applicazioni. Blocchiamolo. Volevo provare a pubblicare una storia sul mio profilo Instagram. Vediamo come si comporta. Ok, per tutti quelli che stanno vedendo questa storia, beh, è una prova con un telefono. Aggiungiamo anche un adesivo. Storia pubblicata. Aggiornamento sulla situazione. Allora, sono le 14:33, che significa che sono passate circa 3 ore dall'attivazione di questo telefono. Ho installato delle applicazioni, ho messo il mio account e l'ho utilizzato normalmente con Instagram, WhatsApp. In tutto questo c'è ancora il 93% di batteria. Solo il 7% in 3 ore. Wow! Ragazzi, sono le 4:30. Sto usando anche il telefono come hotspot per il computer, ma la cosa assurda è che c'è ancora il 90% di batteria. Vi giuro che non lo sto caricando. Aggiornamento della situazione. 18:48. In questo frangente di tempo mi sono fatto una mezz'ora bella abbondante di gaming, con quattro differenti giochi, tutti abbastanza pesanti, come ad esempio Call of Duty, Asphalt. Nel mentre ho anche scaricato 1,5 GB di file di aggiornamenti per questi giochi. Il tutto mi ha portato dall'88% di batteria fino al 79%. Un risultato pazzesco. La cosa che mi ha stupito è che oltre che essersi consumato tipo il 4-5% di batteria in quella mezz'ora di gioco, la giocabilità era veramente su alti livelli. Cioè, non diresti mai che possa permetterti di giocare in quel modo e con quei giochi. Veramente delle prestazioni pazzesche. Posso dire davvero che giocando tra questo e un telefono che costa molto di più non si vede differenza. Non voglio aggiungere nient'altro, ve ne parlerò meglio alla conclusione. Ok ragazzi, allora sono le 21:48, ultimo aggiornamento prima di andare a dormire. Ho continuato ad usare abbastanza il telefono, ho fatto qualche telefonata, ho usato i social, mi sono fatto anche qualche altra partita. E dopo praticamente 10 ore esatte dal momento dell'avvio di questa sfida, il telefono ha una batteria rimanente di 73%. Concludo soddisfatto la giornata di oggi. Detto questo, buonanotte e sogni d'oro. Yeah.
Buongiorno ragazzi, ultime ore. Questa notte insonne mi ha fatto compagnia, ma più tardi vedremo il verdetto finale. Mentre mangio qualcosa vi aggiorno sulla situazione. Rispetto all'ultima volta che vi ho parlato del telefono, l'ho usato un bel po' di più. Infatti, come vi dicevo, stanotte per prendere sonno mi sono fatto un'ora e venti di video, Netflix, social, robe così. Quindi, in più a tutto ciò che avete visto finora, c'è stato anche questo. Non voglio però dirvi ancora troppo. Copro la percentuale della batteria che vi dirò tra poco. Sono le 10 e 21 minuti, quindi manca un'ora e 20 più o meno alla fine della sfida. E dato che ci siamo quasi, vi mostrerò la percentuale della batteria solo alla fine. Finisco de magnà e ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, ci siamo, le 24 ore sono terminate. Sono le 11:42. Prima di dirvi che ne penso, è arrivato il momento di scoprire la batteria rimanente. Ora, se non l'aveste ancora fatto, voglio che stoppiate tutti il video in questo momento. Lasciate un mi piace e scrivete nei commenti se la batteria secondo voi è superiore al 50% o è inferiore al 50%. Voglio sapere la vostra, vediamo chi indovina. Distruggete i commenti. Ovviamente in quest'ultima ora ho continuato ad usare il telefono. In questa giornata ne ho fatto un uso abbastanza intenso, potrei dire medio intenso. Lo schermo è stato usato per 6 ore e 40 minuti. Il telefono è stato usato come telefono principale per un giorno. Ci ho giocato, ci ho chiamato, l'ho usato per i social e molto altro ancora. 3, 2, 1... 57%. In un giorno di utilizzo solamente il 43% di carica di questo telefono. Il che significa che potrei usarlo per altre 24 ore ancora e avere ancora della batteria che mi avanza. Voglio cominciare parlandovi dei difetti. In realtà si potrebbero benissimo anche omettere. Quello che sto per dirvi è veramente ridicolo. Il difetto principale, quello che andrei a migliorare di questo telefono, non tanto il volume dello speaker, più che altro la qualità della cassa. Non fraintendetemi, non è che faccia schifo. Non è male, ma potrebbe essere migliore. Altra cosa che migliorerei è il feedback della vibrazione, proprio per essere pignoli. Sempre se vogliamo essere pignoli, si potrebbe richiedere una ricarica ancora più veloce. Non scordiamoci che stiamo parlando sempre di un telefono da 149 euro, e questi tre difetti sono accettabilissimi rispetto a quelli che sono i pregi. Più che altro queste tre cose che vi ho elencato sono delle migliorie che si potrebbero apportare al telefono. Dico, veramente non si scarica mai e non ho nemmeno messo il risparmio energetico o il super risparmio energetico. Non l'ho proprio usato e ho scaricato pochissima batteria, ma allo stesso tempo ho avuto delle prestazioni veramente eccellenti. Cioè, il processore che c'è dentro questo telefono è veramente ottimo. Sono senza parole, non ci posso credere. Quindi beh ragazzi, io se non avessi fatto questa sfida non l'avrei mai detto. Può essere un telefono principale da usare tutti i giorni. Non sono incappato in rallentamenti, bug, spegnimenti improvvisi, riavvii, cose di questo tipo. Nulla di nulla. È andato tutto molto troppo bene. In queste 24 ore sono rimasto più volte molto sorpreso. Detto questo, il video di oggi giunge al termine. Come se tutto questo non bastasse, vi ricordo che se siete interessati ad acquistare questo smartphone, avete anche la possibilità di vincere una PlayStation 5. Vi lascio il link qua sotto nella descrizione. Detto questo, ricordatevi di distruggere il video di pollicioni in su. Lasciate tanti commenti, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdervi i prossimi video. Seguitemi su Instagram e TikTok, mi trovate con il nome di Golden Jumpy, e noi ci vediamo alla prossima. Un salutone e ciao a tutti.